Buongiorno Jaguari, benvenuti in questo video. Io sono diretto a Arco di Trento in questo momento, oggi è il 6 novembre. Oggi faremo un altro allenamento, anche se le gare sono finite, perché abbiamo bisogno comunque di allenarci e non abbiamo tempo da perdere. Prima di andare in pista faremo tappa a far colazione, perché abbiamo appuntamento proprio con i Jaguari. Mi piace curare anche queste piccole cose. Nel video di oggi vi porterò anche qualche bella novità, quindi rimanete dopo la sigla. Fa un po' strano tirar fuori le felpe, ma l'inverno è arrivato a sto giro, perché stamattina c'erano 6 gradi. Allora, tanto per iniziare, stamattina, visto che non ci sono molti piloti, ma la pista è quasi tutta per noi, faranno un po' di prove libere e poi ci concentreremo a fare diversi crono, sfruttando appunto la situazione di pista libera. Direi che le condizioni oggi sono fantastiche, è giornata molto limpida, terreno buono, l'altro giorno ha piovuto, quindi oggi è ottimo per allenarsi. Ok, prove fatte, adesso è ora di far tempi, crono e andare a trovare sempre il limite. Thank you.
secondo voi com'è che è andata la stagione? Io tutto sommato posso dirmi bene, dai, però vedremo l'anno prossimo cosa viene fuori. Sì, vabbè, però la domanda era inerente a quest'anno, Balza. Cioè, bene, male, nello stesso momento. Sei contento o secondo te si poteva fare meglio? Si poteva far meglio. Cioè, sempre si può far meglio. Sempre. Non ci si può mai accontentare. Ma facendo un attimo un'analisi, cioè pensando un attimo a te stesso, dall'inizio dell'anno. Hai fatto passi da giganti. Quindi anche dire si può far meglio dipende in cosa, no? Ci sarà. No, perché dipende, la stagione è andata bene. Le gare quelle che sono andate male, perché magari qualifica andava bene, poi in gara bisogna ancora un po' migliorare, prendere la mentalità giusta per la gara. Fare esperienza anche. Dopo è il mio primo anno anche di gare e è stato un punto di domanda all'inizio. Sì, anche perché partire da zero a fare un campionato intero, anzi più campionati. Tre campionati. Abbiamo fatto il Nord-Est, regionale, il Veneto e anche regionale. Quindi anche dare una costanza dall'inizio dell'anno fino alla fine non è facile. Semplice. Come l'hai vista la stagione? Sei soddisfatto? Ma sì, dai. Sono stato più soddisfatto l'anno scorso. Addirittura? Sì. Cioè, sicuramente sono migliorato, però come... l'anno scorso, cioè, quando facevo la manche, mi sentivo quasi in tutte le manche, cioè, tutte le manche che facevo mi sentivo sempre comunque pronto. Fisicamente diciamo. Sì. Proprio, cioè, non sembrava neanche che mi stancassi, capito? Quest'anno... Invece quest'anno qualche d'una beh, ma forse perché comunque abbiamo alzato anche il ritmo. Sì, ma... perché alzando il ritmo è normale che soffri anche fisicamente. Direi che questo secondo me è un buon indizio per capire che abbiamo dato il 100% in più occasioni. Ma a livello di risultati ti aspettavi qualcosa di più o sei comunque contento del passo speravo avanti? Speravo fosse qualcosa di più nel regionale, cioè magari salire su qualche podio nelle gare. Sono terzo comunque in tutto insomma del regionale, però magari... Però qualcosina in più speravi? Vabbè, io direi che comunque è ciò che uno che non si accontenta mai, e cercare sempre di più è una cosa positiva. Non accontentarsi secondo me è una cosa fondamentale per un atleta. Va bene evidenziare il positivo, però non bisogna mai accontentarsi. E con la moto invece te, Dominic, adesso hai fatto un cambio moto? Devo ancora un po' capirla, perché comunque le mappature sono un po' diverse, la centralina un po' diversa, però alla fine è una Yamaha, quindi mi trovo bene. Comunque è abbastanza curiosa la storia, perché le novità riguardano proprio i cambi moto. Oltre a Dominic abbiamo anche Ciocche e anche Stefano, che sono passati tutti e tre alla Fantic, quindi chiediamo un po' a loro il motivo, se è uguale per tutti e tre o se è stata una scelta dovuta anche a un gusto personale. Stefano, e te invece perché sei passato alla Fantic? È praticamente un'altra Yamaha, però alla fine come accessoristica era messa un po' meglio, il prezzo era leggermente più alto, nel senso con 200 euro in più ti comincia a quanto? Sul listino è 200 euro in più. 200 euro in più. Però c'è già su una marmitta che in teoria non la cambi, cioè se qualcuno vuole la cambiare, però è migliore dell'originale, va bene, credo. Sì. E poi c'hai su un po' di... anche la centralina che sul controllo di trazione, che è sempre una cosa un po' in più. Sì, forse è più kittata da gara. È un po' più kittata, ma anche la moto originale, cioè sulla bella sella della valle così, risparmi un po'. Cioè, non devi andare a comprare la sella come diciamo l'originale di Yamaha, che è un po' però con questa sella qua. Comunque, dicevo, è un po' strano che sarà un caso, però insomma... Ciocche è passato Fantic, Stefano è passato Fantic, Dominic. E Dominic anche. Ma tu, tra l'altro, Stefano, sei passato anche di categoria, perché... 2,5. Col 2,5, insomma, c'è un bel cambiamento, direi. Sì. A livello di cavalli, a livello di guidabilità. La guidabilità è molto di più. Soprattutto per me, che magari non mi alleno troppo fisicamente oltre alla moto. Ma poi anche andare...
quelle volte che ho usato 125 mi piaceva perché era leggeri, cioè spinge poco, allora sai cominci a bilanciare i pesi, a spostarti, a far lavorare la sospensione. Il 4,5 capitava diciamo, meno spesso perché sei sempre cercare di stare attaccato perché spinge tanto. Sì, 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 sì. Invece qua sei tu che cerchi la trazione, sei tu che cerchi di far lavorare. Però come abbiamo visto stamattina, abbiamo fatto anche l'osservazione che guidando con moto con meno cavalli rispetto al 4,5 la guida cambia, quindi bisognerà adattarsi anche a quella guida più aggressiva, spalancare di più il gas, sì, e a lavorare anche a giri più alti rispetto al 4,5 che insomma con la tua guida tra l'altro lo guidi anche senza neanche far rumore. Il 4,5 qua bisognerà sentirlo. Sì, sì, qua bisogna sentirlo tanto. Però mi piace. Addirittura oggi non ho mai girato sotto i 2 minuti qua. Quando ho girato la pista ne ho girato 50. No, infatti stamattina ti abbiamo visto bene. E due parole su come hai visto la stagione quest'anno. La stagione quest'anno non è andata benissimo. Sofferta. Un po' sofferta, un po' io, un po' ho avuto un po' di... forse inizio dell'anno con la schiena che mi ha tirato un po' indietro, poi mi sono fatto male alla spalla, adesso mi è successo ancora, però un po' meno grave. E poi anche in gara sempre mancava un po' l'aggressività, sempre un po' tirare indietro sembrava. Sì, quell'aspetto gara l'abbiamo detto più volte anche nei video, che manca forse quell'aggressività, quel mood da entrare e lottare senza subire, ecco. Sì. E quindi sarà un aspetto che dobbiamo lavorarci parecchio. Con Ema abbiamo appena fatto degli esercizietti sul piazzale di partenza per curare l'impostazione a livello proprio di tecnica, a livello di basi, perché prima di iniziare il lavoro grosso quest'inverno dobbiamo partire già con una base abbastanza solida. Adesso facciamo un po' di prove di partenza perché dobbiamo provarle anche con le Fantic. Serve, sono già giù. Ah, non sono già sbloccato. Adesso sei partito in seconda, sì, giusto? E non è calata di motore, quindi no, adesso no. Io l'ho ma vista. Ma spiega in altro terreno, perché a Stor c'era un grip della Madonna. No, il grip c'è anche adesso. Secondo me però... hai trovato il regime giusto di giri perché è partita senza fare nessun calo. E rispetto però alla prima. Come faccio a tenerla giù? A me mi si impenna. Ma anche in seconda adesso? Sì, mi si impenna. Comunque in seconda adesso c'hai anche più a lungo, si distende di più. Sì, no, e secondo me è più vantaggiosa rispetto alla prima. Ma devo dire che con la Fantic Choke lo vedo partire meglio rispetto che con lo Sguarna. Forse anche un gioco di rapporti più congeniale o un tiro forse del motore differente da prima. Però niente male, devo dire. Yeah.
Adesso i Jaguari hanno appena finito una manche da 20 T2, stiamo leggermente aumentando la durata delle manche. Le gare sono finite, è vero, però abbiamo bisogno di fare un po' di fondo in previsione della Sardegna, che andremo a gennaio. Questa è una delle novità che volevo raccontarvi in questo video, ovvero che anche quest'anno andremo in Sardegna e dobbiamo prepararci per quella settimana con un po' di fondo in più, perché i terreni là sono sabbiosi, difficili e richiedono più forma fisica. Quindi adesso abbiamo 2 mesi buoni per incrementare la durata delle manche e prepararci al meglio. A doppio io! Ma che ti recupero in una maniera di... Io ci ho provato anch'io, io mi cago addosso. Ma anch'io ho detto mi cago addosso perché non riesco a frenare. Invece, se la fai giusta, freni ancora meglio, freni ancora di più per non andare sul dosso. Invece che rimbalzare ogni volta. Un'altra novità, ragazzi, è che io, come vedete, oggi sono a piedi, perché la mia sguarna l'ho venduta e quindi sto in attesa del nuovo mezzo, però non ve lo dirò in questo video, il mio nuovo bolide per gli anni a venire, ma scrivetemelo nei commenti, dai, provate a indovinare. Accelerare un po' prima sulla rampa, sotto la rampa partita e sulla rampa partita. Però hai tenuto duro, sei ripartito e hai visto che comunque... Adesso abbiamo ancora pochi minuti, come vedete dietro le mie spalle il sole sta calando sotto la montagna, dopodiché sarà tutto all'ombra e ci manca un'ultima manche per completare l'allenamento di oggi. Faremo di nuovo 20 più 2, ho già detto anche ai Jaguari che nel caso calassero le energie negli ultimi giri si calerà un po' il ritmo, ma è importantissimo non uscire prima, perché comunque bisognerà un pochino abituarsi a star dentro di più. E questo è l'unico sistema. Fatemi sapere anche voi come avete visto i 3 Jaguari in cima alle Fantic, se li avete visti bene come ho avuto anch'io questa buona impressione. E dopodiché io adesso mi avvierò in pista, vi lascerò con delle clip finali di questa giornata. Un saluto, mi raccomando, aiutatemi a far crescere il canale, iscrivetevi che siete ancora in pochi ad essere iscritti e io vi saluto, alla prossima, ciao. Thank you.